Sono giovane, devo togliere. Allora ci siamo, buon pomeriggio agli amici di Ciao Como, Radio Web, ben ritrovati, è un clima veramente grande festa quello che c'è oggi qua in studio, ma è giusto così, è giusto festeggiare, è giusto celebrare i ragazzi della Como Nuoto che ieri sera hanno compiuto quella che possiamo dire è una piccola grande impresa, hanno ottenuto la promozione in Serie A. Noi ci tenevamo molto perché a guidare la squadra c'è anche colui che è qui con me. Dipendente. È tutto. Ciao a tutti, buonasera. Non so se si è schiacciato giusto. Schiacciato giusto Paolo. Ok, Paolo, siamo a posto. Ok. Un dipendente di Ciao Como, no vabbè, dipendente, un amico di Ciao Como e ci ha fatto veramente un grande piacere che sei riuscito a portare questi ragazzi che oggi sono qua, una parte della tua squadra che è venuta qui oggi a celebrare questo grande risultato. Allora, innanzitutto con serietà, non so se riusciamo, però proviamoci, quante ore hai dormito stanotte? No, ho dormito poco perché sono stato un vecchio legato ai social. Ho postato più di mia figlia che ha 10 anni in tutta la sua vita, è una droga. Però oggi pomeriggio ho dormito un attimo e poi vabbè, comunque poco. È stata un'emozione bellissima, fortissima. Allora, ieri sera a caldo, nell'intervista che abbiamo messo subito ovviamente su Ciao Como, e ringrazio anche Mario Molteni. Ecco, con Paolo. No, Mario Molteni, perché ieri sera ha fatto la diretta web molto seguita e poi ovviamente le interviste, i video, quindi lo ringrazio. Nella intervista con Mario Molteni hai detto che eri l'uomo più felice della terra. Mi ha chiamato tua moglie e mi ha detto: chiedi per favore allora quando si è sposato che cosa pensava. No, ieri sera ero molto più felice. No, poi c'ero nel matrimonio, ho dormito comunque, però. Quindi ieri sera è stata proprio un'emozione fortissima. L'ho detto a Molteni, ma l'ho detto a caldo, ma lo penso veramente. È stata una cosa che non mi aspettavo, pur sperando di ottenere questa promozione diretta, la seconda partita, eccetera. Ma poi di fatto ci sono caduto dentro in pieno, nel senso che ero proprio agitato, ero contento, tuffato in acqua, vestito con le scarpe, che la mia età non è mai una cosa bella. C'ho un atleta, un imbecille che si chiama Lava, che mi ha buttato dentro, abbiamo rischiato anche, si può vedere dal video, abbiamo rischiato tanto, però ero veramente, veramente felice, veramente contento. È stato Lava che ti ha buttato dentro in piscina? Sì, un troglodita, ho avuto il piacere di avere un pesetto. Allora, presenta anche cioè, ragazzi, abbiamo... io mi faccio da parte perché sono il conduttore, quindi io... Abbiamo, no, poi ti passo, no. Abbiamo due emergenti, partiamo dai giovani, abbiamo... Beretta Matteo e Martino Fusi, due che anche ieri hanno avuto un ruolo stupendo, perché qui poi ci si dimenticano tante cose, quando la festa parte, pur non bevendo perché sono astemio, di fatto ci si dimentica le cose belle. Noi abbiamo fatto metà partita senza Foti, un giocatore importante, ma lo possiamo dire divertendoci perché loro hanno sofferto alla grandissima, e quindi questa qui è stata un'altra situazione. Ora... intervistali? No, vorrei che intervistassi tu perché vorrei tutto l'emozione del Romualdi, il mio padre. Poi vado avanti, chiedo scusa, Paolo, scusa. Presentiamo anche gli altri. Abbiamo Ferro, il nostro acquisto di Genova, ieri è stato un leone. Ieri ha giocato praticamente tutta la partita, ho pensato alla sua famiglia a un certo punto perché ho detto ora mi muore. Invece è andato avanti fino a guadagnare un rigore a 3-4 minuti dalla fine, che può indicare là, che Pellegatta ha buttato via e di fatto ieri è stato leone. Poi abbiamo il nostro nuotatore, quello che ci permette di giocare quasi un tempo in più con i palloni perché recupera tutti i palloni e nuota per tutti. Mandaglio Stefano, un nuotatore notevole. Poi Pellegatta, abbiamo già parlato più volte, uno dei rappresentanti di questa squadra attualmente dalla parte bella della pallanuoto in Como Nuoto. Quindi se vuoi partire tu, mi metto un attimo lì. No, ma dai, fallo tu. Sto con Paolo. Fallo tu, dai, no, stai qua. Partiamo con Beretta. Allora, Beretta, sentiamo te e sentiamo ovviamente le vostre emozioni. Per prima di tutto, ragazzi, con un allenatore simile è difficile anche stare seri, mi ne rendo conto però. Allora, il merito di questo simpaticissimo allenatore? Ma sicuramente ha ricompattato un po' il gruppo che si era un po'... disgregato, e quindi anche la maggior parte, cioè una parte del merito è anche del nostro allenatore.
Quanto ci credevi? Quanto eri convinto che potevate farcela ieri? Ma prima di gara 1 non ero sicuro, perché comunque la squadra era giovane e comunque i vecchi ci hanno dato una mano quest'anno, anche come l'anno scorso. Mano a sberle gli hanno dato una mano, gli hanno dato tante mani. Lui ha avuto tante mani, tantissime mani. Però si sente se parli da lì, devi venire a parlare nel microfono, quello devi saperlo. No, pensavo che non fosse. Devi saperlo. No, Belletta è uno di quelli che ha avuto più mani sulla schiena, in faccia, sulla testa, è stato bullizzato parecchio. Va bene. Martino, sentiamo anche te, le tue hai dormito stanotte? Non tantissimo. Che ora sei fatto? Alle 6 meno. Hai dormito? E anch'io sono andato alle 3:05, però a 4 ore ho dormito, tranquillo. Non te l'aspettavi? No, cioè, sinceramente, no, se ripenso solo a prima del derby, prima che arrivasse Tete, non mi aspettavo assolutamente che potessimo raggiungere questo risultato. Poi, cioè, comunque anche all'inizio dell'anno non ci si aspettava niente. Quindi... Esatto, siete partiti così, è questo che bisogna dire. Voi siete partiti senza dare aspettative, se non ovviamente una buona stagione alla società, giusto? Giochiamo e puntiamo ai playoff, questo è sempre stato detto. Sì, assolutamente. Cioè, all'inizio dell'anno ci è stato detto voi giocate al massimo delle vostre potenzialità, perché è giusto che sia così, però non c'era stato posto nessun obiettivo importante, quindi non dovevamo solo pensare a giocare. Poi per fortuna è arrivato Tete. Per fortuna siamo riusciti a vincere i playoff, quindi per fortuna siamo in A2. Mamma mia, per fortuna! Vieni qua, allora, che bello è stato questa piscina piena ieri sera, tanto pubblico, grande emozione e tutto quanto. Era una piscina molto molto piena, quasi come quella del derby, forse anche un po' più o meno eravamo lì, dai. C'era soltanto la gente da Como Nuoto, quindi ancora più valore per me. Primo anno in Como Nuoto, promozione. Sì. Speriamo di farlo anche l'anno prossimo. Può anche toccare ferro il vostro parola. No, però dico, è grandissima emozione, dai. Assolutamente, sono molto molto bello. Tete l'ho ricazzato subito, perché ci ha fatto tornare la voglia tutti quanti di allenarci, metterci il cuore in acqua, che era un po' passata. Ecco, viva la sincerità, siete stati tutti molto onesti, devo dire la verità. Sì. Avete ammesso che il cambio di allenatore, in questo caso possiamo dirlo, ma non perché si vuole ovviamente criticare. Come persona lui è una persona talmente aggregante. Lui è un giullare. Sì, ma poi quando c'è da fare le cose serie le fa comunque seriamente. Era molto commosso. Sì, eravamo tutti molto, perché è stata una bella esperienza, una bella favola. Siamo arrivati a Modena, che non eravamo tanto convinti delle nostre potenzialità, anzi, eravamo belli, belli giù. Poi il derby, che abbiamo messo un cuore enorme dentro, e poi la Tete, che ci ha fatto solo aumentare. Mi fa molto piacere, perché abbiamo sempre creduto in te, ma lo dico sinceramente, perché è un grande amico ed è soprattutto una bella persona, Tete Pozzi, va detto. Al di là di tutto, gli ho detto anche questa notte quando ci siamo sentiti con la grande gioia. Stefano, vieni qua anche tu, così almeno... esatto, e poi anche per le gatte, avvicinati, perché non puoi sottrarti. Allora, il giorno dopo com'è? Ho dormito 2 ore stanotte. Due ore? Non sono riuscito a chiudere. Ma c'era tanta adrenalina, Ma ce l'ho ancora. Non so se anche stanotte riesco a dormire. Niente, è stato. È stata un'emozione, ovviamente bellissima. Super contenti. Penso che ognuno di noi si sia ripreso, tra virgolette, una piccola rivincita personale per diversi motivi, ovviamente sportivi. E niente, super contento, non so cosa dire, cioè, sono emozionatissimo a casa. È stato comunque una partita non facile, anche io, quella di ieri sera, come non è stata facile quella di sabato. Sabato l'avete interpretata, lo dicevo a Tete l'altro giorno con Bulgheroni, quando sono venuti a trovarci alla vigilia, molto bene, anche tatticamente l'avete interpretata sicuramente molto bene. Anche ieri è stato un po' difficile. Poi ieri eravamo un po' più tesi. Un po' più tesi, esatto. Al secondo tempo magari abbiamo avuto un po' di paura, infatti tendevamo tanto a chiudere, però alla fine nel terzo tempo, nonostante Fede sia stato buttato fuori, siamo riusciti a tirare fuori il carattere e niente, abbiamo portato a casa la partita. Allora, sono stati tutti veramente importanti, direi Tete, fondamentali, i tuoi ragazzi,
Posso però spendere due parole, perché so che lui è molto modesto e non lo farà mai, ma dico che quest'anno una parte importante, vieni, non so se sei d'accordo, è anche di Jacopo Pellegata. Lui, ripeto, è uno molto modesto, ma se lo merita, ovviamente. Sì, io potrei aprire il libro cuore, perché abbiamo messaggi importanti. No, Pellegata al carisma, diciamo, il carisma del lavoro, il carisma del proprio davvero dell'impegno, ed è quello che poi, quando succedono anche come ieri sera, che nella tensione vengono fuori degli errori grandi, perché lui si è trovato davanti alla porta nel primo tempo, il rigore finale che poteva chiudere, vengono cancellati dal fatto che poi lui fa il gol vittoria su rovesciata da 6 metri. Cioè, in generale sono quelle persone che poi ricordi sempre nel positivo. In questo caso c'è l'aggravante che ci fa anche promuovere, quindi è una cosa, è un positivo fortissimo. Però lui è proprio questo, è un mulo di lavoro, io lo conosco da quando era minuscolo ed è sempre stato così, un bambino chiuso, lavoro, 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 e questo l'ha portato a segnare in rovesciata il gol vittoria per la promozione in Serie A. Esatto, questo è molto bello. Ho voluto che lo dicessi tu, perché è giusto che tu lo conosci da tanto e sei ovviamente il suo coach, ma è giusto dirlo, era doveroso. Jacopo, complimenti ancora anche a te per questa bella stagione. Hai emozioni? No, sono emozionato per le parole che ha appena detto il mister, però credo che sia proprio stato merito del gruppo, perché eravamo proprio una squadra, abbiamo vinto proprio da squadra anche ieri, secondo me. Come ha detto Stefano, ieri sera un po' più di... giustamente era... No, ieri sera era, sul punteggio di 3-2 per loro eravamo un po' impauriti. Dopo, quando abbiamo fatto il 3-3, siamo partiti e l'abbiamo portata a casa, nonostante appunto l'espulsione di Fede Foti. Terzo. Questo va detto, infatti, che poi avete giocato una buona parte importante, l'ho sottolineato, Tete senza Foti, e Foti anche lui quest'anno, santo Dio, è stato estremamente importante. Te lo aspettavi, Jacopo? Tu sei uno degli storici della Comunuoto, hai giocato in A1? Sì, ho giocato in A1 un parolone, facevo parte della rosa di A1, però... no, sinceramente, all'inizio dell'anno... avrei scommesso per il secondo posto. Siete arrivati, sì. Ok, quindi per i playoff, però non mi sarei mai, 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 mai aspettato una promozione così, soprattutto vincendo gara 1 e gara 2, quindi evitando gara 3 fuori casa. Quindi è stato veramente un sogno. Sicuramente questa promozione è più bella di quella che ho fatto nel 2011, 6-7 anni fa, quando siamo passati io e te. Sì. Dalla B alla 2, uno perché ai tempi ero un gregario, quest'anno credo di aver giocato abbastanza da protagonista, quindi sicuramente... Sei soddisfatto della tua stagione, Jacopo? Sì, sono soddisfatto della mia stagione, però adesso questi giorni sì, me la godo, però poi mi rimetterò come dietro, ha detto, passare... sei uno che pensa già al futuro, ovviamente. Sì, perché... Allora, complimenti a questi ragazzi. Tete, vieni qua, chiudiamo con te questa puntata, ovviamente oggi non è che possiamo sentire, non so se vuoi fare delle domande tu a loro, falle. No, io volevo fare... Sei libero. No, volevo fare due precisazioni abbastanza importanti, perché sono riguardano... La prima che ieri effettivamente è vero, abbiamo dato anche la netta sensazione di essere in difficoltà, ma in realtà nel nostro piccolo abbiamo chiesto di non far giocare lo Sturla, e questo ci ha portato a esagerare a volte, tant'è vero che il pubblico da fuori vedeva una squadra che in realtà non attaccava, però non attaccava col punteggio positivo. Poi siamo andati sotto, questo ci ha creato difficoltà anche a me, perché non è che avevamo un grosso piano B. Preghiamo e vediamo come va, questo è il nostro piano B. Poi di fatto, una volta che siamo rientrati in partita, siamo tornati a giocare come eravamo noi, e poi effettivamente è uscito tanto da questi ragazzi, è uscito il cuore. Insomma. Ieri hai detto una partita di cuore. Sì, loro hanno dato tantissimo. Io prima, scherzando con Ferro, con Francesco, l'ho detto, cioè ho avuto risposte pazzesche, nel senso che erano veramente, hanno fatto due partite dove hanno dato tanto, bastava vedere l'uscita, erano stanchissimi. E la seconda considerazione che invece ci tenevo tantissimo è che ieri la piscina era, e lo dico da cinquantenne, da persona nata in Comunuoto, era una piscina Comunuoto, perché
come hai detto te, il pienone c'era, Comodoro non ha un miliardo di soci, però 500 persone che urlavano Comodoro c'erano, e tra queste 500 c'era il nuoto, c'era il sincro, c'erano i master, c'erano, c'era veramente la grande famiglia della Comodoro, e questo è stato bellissimo, perché poi ovviamente passando ha reso tutto più importante, però vedere i miei vecchi compagni di squadra nelle giovanili, quelli che avevano portato la Serie A, non mi ricordo nemmeno in che anno, insomma queste sono state tutte situazioni bellissime, e la Comodoro in questo senso ne è uscita proprio vincente, proprio bene. Allora conduttore, siamo quasi al termine, devo chiederti ovviamente il futuro. A questo punto starai qua da noi, andrai ad allenare questi ragazzi a tempo pieno, cosa no. farai? Adesso sentiamo, i tuoi ragazzi. No, loro ridono perché non sanno già. No, il futuro è che io torno con le mie bambine, con le mie donne, non quelle di casa, perché quelle non me le col settore femminile, già dopo vado ad allenare in Comunuoto, come ho fatto ieri prima della partita. È vero, l'ho visto. E, quindi la mia parentesi rimane una cosa fantastica. Poi la chiudiamo qua, Teddy. La chiudiamo qua. Sicuro? Sicuro? Sì, sì. Se devo schiacciare qualcosa, vi dico no, no! E l'abbiamo chiusa qua. Rimane una delle parentesi, sportivamente forse la più bella che ho vissuto. Ho vissuto parecchie, però questa è stata bellissima, perché loro hanno fatto qualcosa che è andato davvero sportivamente oltre, che sono il bello dello sport, che ti dà queste possibilità. Grande emozione, complimenti davvero, perché Tete sei stato un grandissimo, ci fa piacere ovviamente averti supportato, aver supportato soprattutto i tuoi ragazzi, si meritano ancora, facciamoli vedere Paolo, ovviamente qua tutti in studio, e futuro? Premio promozione? Ah no, premio promozione? Non lo so, non mi è ancora stato comunicato, adesso io volevo, il loro so che è un viaggio... In Egitto, ma non lo so, adesso devo parlare con il presidente Bulgaroni. Il mio non me l'ha ancora detto, io si vede che c'è la sorpresa, che non lo so, sai com'è. Vabbè, è privato, comunque loro mi hanno detto che è bello, però Bulgaroni. Viaggio? Vacanza. A Sydney? Sì. Non lo so ancora, adesso tornerò a casa e vediamo. Egitto? Andiamo in Egitto. Voi due ragazzi venite qua che chiudiamo con voi, dai, che venite. Sì, loro chiudiamo, sono piccoli, sono con un gelato. Più giovani. Premio? Viaggio? Anche noi viaggio. Ok. In Egitto, perfetto, va bene. Allora, mentre i ragazzi da Comunuoto si preparano per giustamente qualche giorno di meritato riposo, ve lo meritate, complimenti ancora per la promozione, bravi, complimenti anche al nostro amico Tete Pozzi, grazie di essere qua stato oggi, è stato bello. Grazie capo, grazie Paolo, si è schiacciato tutto giusto. Vediamo. E noi ci sentiamo per il lavoro ufficiale. Pianeta Giovani? Già nei prossimi giorni. Va bene, allora vi lascia e viene a fare Pianeta Giovani e poi sta con le sue ragazze. Un saluto agli amici di Ciao Como, grazie e complimenti ancora alla Comunuoto tornata in Serie A. Ciao a tutti, grazie.